diciamo, per conoscere una persona bisogna incontrarla. Anche su YouTube c'è gente che rispetta le doti, le abilità, insomma, queste cose, le recensioni, cioè, sa valutare le mie critiche e tutto. Poi c'è chi invece è un fan di quella cosa e magari lo prende malissimo, perché si sente in se stesso, riguardando il video, si sente una merda e non vuole ammetterlo, quindi. Vabbè, aspetta, contieniti un momento, contieniti un, Zeb, non ti paghiamo, perché contieniti un momento. Allora, è vero, magari dal video del cazzo uno si può sentire una merda che dice sono un coglione e sto giocando a sto gioco di merda. Però non è che tu sei, mo sei Dio e devi per forza dire che quel gioco è una merda. Ho parlato solo di quel gioco, Meno male, meno male, ok. Poi uno può anche fare, no, che ne so, lo spazzino, qualcosa, ma cioè, quello è uguale. Va bene. Vabbè, non mettiamo in dubbio che gli spazzini sono importanti e Zeb non sta dicendo niente in merito, anzi pensa che sia un lavoro socialmente utile e che sia una cosa importante. Adesso, passiamo un attimo, diciamo, al clou dell'intervista, perché dobbiamo un attimo parlare, diciamo, della tua reale abilità del gaming e come, diciamo, ci si addice, diciamo, tutto quello che riguarda te e il gaming. Quindi, chi ti ha avvicinato, diciamo, al mondo dei videogiochi e perché e quando hai iniziato a giocare? Iniziato proprio verso i videogiochi nel 96. Io stavo guardando mio amico, io abitavo al Malta a quel periodo, guardavo mio amico che giocava Crash Bandicoot 2 e non riusciva a superare un livello. E io dicevo, guarda, è facilissimo, ma come fa a morire così come un coglione? Poi una volta l'ho preso in mano e l'ho superato subito quel livello, dopo pochi tentativi già sulla PlayStation. Poi più avanti, dopo parecchi anni, ho preso anch'io la PlayStation e ho continuato un po' lì. Poi sono passato al PC. E da lì il mio primo gioco, Serious Sam, e da lì guarda, è stata tutta in salita. Da Serious Sam sono passato a UT 2004, poi anche l'UT classico, fino ad arrivare a ora dove l'anno scorso ho conquistato il titolo mondiale di Serious Sam e me la cavo bene anche su UT e simili come Quake e Painkiller, questi giochi veloci nell'arena, ecco. Quindi Ho capito che intendi, vabbè, si è fatto la gavetta da videogiocatore come molta gente che partiti come dalla PlayStation 1. Parecchi giocatori professionisti sono partiti dalla Nintendo, queste cose qui. come me. Per me sono troppo indietro, guarda, non c'entrano un tubo, guarda. No, vabbè, ti devo dire che inizialmente bisogna dire, ma il concept di gioco di tutte, diciamo, le console tipo PlayStation e altri cazzi sono derivati tutti quanti dalla Nintendo, perché quello ha fatto il primo reale sistema di console e, diciamo, dobbiamo un attimo dargli il merito che deve avere nella storia, secondo me. In merito sì, però sì, io sono partito infatti subito con Crash, che è anche un gioco veloce, quindi. Crash è una totale copia del Super Mario, diciamo, eh? Però non è questo, Tanto, non è questo che ci interessa. Abbiamo ben altro a cui pensare. E infatti adesso, Zeb, che cosa pensi dei videogiochi? Dipende, guarda, io quello che penso dei videogiochi l'ho No, detto non mettere in mezzo prima. World of Warcraft, per piacere, perché a te No, ti ma io dico in generale, fra tutte le recensioni, ci sono i vari generi, no? Allora, lo sparatutto, vabbè, dipende come è fatto, se è di quello dell'arena, cioè, quelli come Call of Duty, Counter-Strike Source, sono troppo lenti per i miei gusti, troppo, non dico che siano brutti, ma è tutta un'altra storia se ci giochi, nel senso, uno bravo a Sam è un cesso a Call of Duty, in teoria, capito? Io vado sul veloce, quindi penso che i migliori generi siano FPS e RTS, strategia e sparatutto in prima persona, quindi. Non c'è dubbio, anzi concordo pienamente con te, Zeb, anche se devo dire che se per esempio ci proviamo a spostare sul campo delle console, questi due tipi di gioco non funzionano tanto bene e bisogna puntare Infatti, su piattaforme. è vero, con le console mi ci lavo il culo, ci sto tutto male, non serve a niente oggi. C'è un tempo fa, negli anni 98 così, non era male, anche perché sui PC giravano dei giochi non proprio, che ne so, magari era più divertente su console, Pong. Xbox, PlayStation 3, sono solo giocattoli per bambini, con quattro tasti marci non dimostri un cavolo, non puoi giocare a FPS seriamente, cioè, te lì ti diverti qualche serata con gli amici e basta, non è per i pro gaming. Infatti, concordo anch'io su questa cosa. Perché, da la cosa in cui godo di, la, co la cosa in cui godo di più fare con gli amici a casa è farli rosicare a qualche gioco che sono forte io. Però, per carità, ci sono varie opinioni differenti. Perché, diciamo, la console è per il gioco insieme, secondo me. Infatti, da sempre è stato così. Allora, vabbè, abbiamo. Sì, infatti, verissimo. Allora, quali sono secondo te i migliori videogiochi mai esistiti? Mai esistiti, però dobbiamo anche tenere in conto il filo temporale, che guarda, sono usciti dei giochi ultimamente che fanno veramente schifo, mentre nel passato
passato i classici come Unreal Tournament 1, il primo UT, non il primo, Unreal Tournament il primo. Quello è stato sicuramente l'inizio di una grande era di sparatutti frenetici, veloci, no, nel suo genere. Poi Serious Sam, sicuramente, in questo campo, io parlo nel campo mio, poi negli altri generi sicuramente StarCraft, guarda, quelli non c'è verso, quello è stato il miglior strategico, anche oggi secondo me è il migliore che c'è, sopra qualsiasi altro, sopra Red Alert, qualsiasi altra cosa. Quindi direi StarCraft è un ritorno nel primo, sono stati i migliori nei loro generi. Ho capito, e invece secondo te quali sono i peggiori videogiochi mai esistiti? Il peggiore, guarda, è incredibile, il peggior gioco... Però bisogna capire peggio, nel senso che dal mio punto di vista, se dobbiamo parlare così, dal mio punto di vista io penso la serie, tutta la serie Massive Multiplayer Online, perché è solo un perdi tempo, non serve a un cavolo. Te non andrai mai a un torneo di World of Warcraft o qualcosa per vincere, che ne so, una competizione di World of Warcraft. Farebbe vergogna, cioè, fa schifo, nel senso. Quindi quei giochi lì, tutto il genere in cui si perde tempo, hai visto Second Life, queste cose qui, in fondo è sempre così, sono quel genere lì che secondo me... Vabbè, ma per carità, Zeppo, questa è una intervista. Dietro tutte quelle cose ci sta gente con l'interesse solo di fare soldi, non solo, mentre nel passato, nel 98, no, lì pensavano, vogliamo fare un gioco veramente divertente, dove uno si può sfidare, no? Veramente sfidare, nel vero senso della parola. Bene, no, non dove compri oggetti, dopo un oggetto di valore magari lo paghi anche con i soldi veri, no? Capito cosa voglio dire? Certo, Zeppa, anzi, permettimi un attimo. Diciamo, tu stai dicendo che Pete si è perso, diciamo, la bontà di fare il gioco, cioè il gioco per divertimento. Non danno gli stessi valori al gioco. Loro pensano, ma quanti soldi potremo strappare ai noob con questo titolo? Quanti? Tanti o pochi? Se noi facciamo un gioco competitivo dove per giocarci bisogna essere abili, arrivano i noob, lo comprano, fanno una partita, dicono guarda io ho perso, faccio schifo, lo sconsiglio a tutti. No, succede così. Sai perché? Anche con Unreal Tournament 3, no, è uscito insieme a Gears of War. La maggior parte della gente va su War proprio perché è noob e non vuole competere con quello che c'è su T, no? E quindi vende di più. Già, vedi, anche loro, anche Epic, si dirige da quella parte alla fine, anche per i soldi, è normale. Però fatti strezza. Per quello io tendo a rimanere su titoli magari più vecchi, che però sono sicuramente i migliori. No, beh, Zeppo, ma questa è una scelta tua, perché comunque ognuno può avere i suoi gusti, e su questo non c'è dubbio. Certo. Io parlo così, dal mio punto di vista. Vabbè, ma questo è certo, le interviste a te, quindi diciamo devi esprimere il tuo punto di vista, anche perché ci sono un sacco, diciamo, di player ignoranti che in questo, purtroppo in Italia, non ti rispettano come dovrebbero, secondo me. Ma vabbè, io vorrei anche dire che gente che non ci tiene a essere pro, va benissimo, però io parlo che di chi come me vuole competere, e i giochi così non escono più, guarda, quasi quasi. Cioè, il più recente è UT3, poi il resto, te cavolate, guarda. Adesso passiamo, diciamo, uno delle cose più importanti, perché dobbiamo un attimo renderci conto del perché tu sei più forte. Quindi, perché secondo te gli altri sono a livello più basso del tuo? Io non parto mai dal presupposto che uno sia più basso, ma io gioco, no? Spesso capita che io vinco, cioè quasi sempre, nel senso, un duello non ho mai perso quasi, mi sa, da 3 anni. Quindi, perché io quando gioco ci metto tutto l'impegno, non è che sto a giocare così rilassato, mi impegno, e chi si impegna alla fine ce la fa, eh. Chiunque abbia, vabbè, innanzitutto deve essere predisposto a giocarci, eh. Non è che se sei uno casual non arriverai da nessuna parte, se ami il gioco che giochi, automaticamente sei forte, se ci giochi ogni giorno, e se vuoi migliorare, se c'hai questo obiettivo di migliorare, migliori, e non perdi, vinci, semplice, quello. Ok, Zeb, diciamo, oltre al fatto dei soldi, che appunto, diciamo, ormai i giochi si fanno soltanto per fare soldi, in generale, pensi che il mercato dei videogiochi abbia un futuro? Certo, ha un futuro perché c'è il pubblico, che c'è una richiesta enorme da parte del pubblico. Poi, ovviamente, c'è chi riscarica come me, ma insomma... Se un gioco è proprio vale la pena comprarlo, io lo comprerei. Se esce un gioco alla pari di UT, io lo comprerei, per rispetto.
però secondo me ha futuro sicuramente, anzi è la cosa più che conviene più fare in questi periodi. Tutti, okay, giocano, tutti i ragazzi di oggi, quasi tutti giocano a qualcosa, chi ha l'Xbox, chi più, chi nel più e chi nel meno, non voglio dire, però c'è sempre chi gioca, quindi sicuramente va avanti questa cosa. Ok, adesso passiamo, diciamo, alla terza parte dell'intervista, che dato che siamo in chiusura con le ultime domande, però sono comunque importantissime, perché sono, diciamo, le domande che riguardano varie curiosità su di sé, varie stronzate, diciamo, quindi in sintesi una serie di domande alla cazzo di cane. Ok,